Salve a tutti ragazzi, bentornati al canale di ToxicGamer88. Oggi riprendiamo con Fallout New Vegas per il nostro secondo episodio. Allora, carichiamo la partita. Ci eravamo lasciati qui, vicino la città di Goose Springs. Quindi dobbiamo cominciare a fare missioni e tutto quello che c'è da fare. Allora, ve lo dico da questi primi video: non venite a dirmi fai tagli oppure fai video più brevi o altre minchiate. Ci sono mille mille canali che fanno sti tipi di... Come cavolo si fa a rinfoderare l'arma, cazzo? Quindi non voglio rotti proprio le palle su ste stronzate. Cioè, vorrei ricordarvi che la serie su Fallout 3 dura... erano episodi da circa un'ora caduno, quindi... Allora, innanzitutto metto l'orologio perché devo capire fin quando posso registrare, anche perché poi devo andare a lavorare, quindi c'ho mare. Va bene. Poi, i comandi. Mi serve sapere come si rinfodera l'arma. Attaccare, attivare. Non lo so. Ah, ecco R. Allora, cominciamo, effettuiamo un salvataggio di backup per sicurezza. Perché ho pure i salvataggi contati? Qui un attimo. Ah, 1000, vabbè. Ok. Vabbè, le prime missioni sono una cavolata. Quindi possiamo esplorare tutto. Per le perks, ragazzi, le sceglierò al momento. Non mi va di farmi, ve lo ripeto, non mi va di farmi il personaggio. Oh mio Dio. Il personaggio perfetto. L'importante è divertirsi. Cominciamo a vendere un po' di cose. Devi essere quello che stava curando il dottor Mitchell. Da quello che ho sentito, non pensavo che saresti uscito con i tuoi piedi da quell'ufficio. Bella, bella Ho merda. molti rifornimenti in vendita. Ho perfino delle armi modificate e munizioni speciali. Beh, Un attimo, costano un po', sposto un se po', proprio vuoi saperlo. così non si vede più Se la sei a corto di porta. tappi, ho anche scatole di munizioni extra nella sezione mista. Non sono eccezionali, ma hai ciò per cui paghi. Allora, fammi vedere cosa hai da vendere. Anzi, parlami dei mod per armi e delle munizioni speciali. Le modifiche alle armi sono cose come silenziatori, mirini, caricatori più grandi. Le munizioni speciali comprendono cose come proiettili perforanti, che non danneggiano molto il bersaglio, ma penetrano le armature più facilmente. Ci sono anche Ok. i proiettili JHP, che hanno l'effetto opposto. Puoi uccidere più facilmente un bersaglio senza armatura, ma non fanno niente contro un'armatura. Perfetto. Perché le munizioni extra sono inferiori? È tutto un discorso di quantità piuttosto che qualità. Il guaio è che pulirai e riparerai la tua pistola molto più del solito quando userai quei tipi di Ah, proiettili. interessante. Poi, sai qualcosa della gente che mi ha attaccato? Il capo era un tipico ragazzo di città, di Vegas. Aveva un gruppo di Great Khan con sé, forse con delle pistole. I Great Khan normalmente stanno nel loro territorio su a nord-ovest, perché sono nemici dell'RNC. Fammi vedere cosa da Sì. vendere. Allora, innanzitutto devo togliermi un po' di cose. Armatura in metallo, armatura tribale, via. Borraccia volte la tengo, borsa medico. Cappello, via. Coltello, via. Questo di qui non mi piace tanto. Voglio vedere lui cosa. Armatura in pelle, asso di fiori. Dinamite, qualche... Io cerco un fucile da modificare, tanto per... Mirino ottico, mirino per pistola da 9 mm, 220. E noi abbiamo la pistola. Vabbè, adesso lo vediamo. Kit riparazione, no. Lancia. Cioè, sono buone, ma francamente no. Il machete va bene. Mitragliatore, mitragliatrice 9 mm, via. Pistola da 9 mm ce l'ho, anche se è usurata. Quindi no, ho la pistola da 9 mm, però è da riparare. Quella da 10 usurata. Rinculo, va bene. Tuta Volt 21 che tengo per l'abilità. E tuta corazzata del Volt, va bene. Accettiamo, vediamo. Armi.
Vest. Le modifiche dove sono? Pistola silenziata, pistola laser AR. Dovrebbe essere arsenale Gunrunner. Fucile Varmint, che dovrebbe essere quello base. Ma a noi servono le modifiche, perché i tappi li abbiamo. Ok, qui non c'è niente. Super Steam Pack. Va bene. C'è tanto da fare e quindi... C'è mirino per la pistola da 9 mm. Aggiunge mirino a corto raggio. Non credo sia male, c'è da provare. Ma sapete che vi dico? Ma acquistiamolo. Terminale ad alta capacità, tostapane, silenziatore per il fucile. Vabbè. Esci. Sì, annulla sta transazione. Grazie. Non hai nient'altro da dirmi sui Grekkan? Sono tosti quei figli di puttana. Cattivi, ma non pazzi. Ti lasceranno in pace, a meno che tu non abbia qualcosa che vogliono. I Great Khan scambiano medicine illegali. C'è una buona probabilità che la maggior parte delle medicine in cui ti imbatti siano state fatte dai Great Khan. Va bene. Hai visitato mai New Vegas? Due volte. E entrambe le volte ho bevuto molto liquore e ho perso la maggior parte dei miei tappi ai tavoli da carte. In quell'ordine, ora che ci penso. Se dovessi mai andare a New Vegas, accertati di fare visita al Gomorra. È il miglior casinò. Va bene. Avvertimento, comportati bene. Tra la polizia militare dell'RNC e i robot del signor House, non vorrei essere la causa di guai nella strip. Ok. Vorrei sapere di più sul signor House. Temo di non sapere molto. Il signor House ha il suo casinò, il Lucky 38. Gli altri casinò seguono le regole del signor House, per cui suppongo che questo lo renda il capo di New Vegas. A quanto ne so, nessuno ha mai posato gli occhi su quel tizio. Credo che quel robot che ti ha tirato fuori dalla merda appartenga al signor House. Se il signor House si stesse occupando di te, sarebbe una buona cosa, giusto? Ok, non c'è nient'altro. Controlliamo di nuovo i miei denari. Va bene. Quindi non siamo andati male. C'è tanto da fare. Banco da ricarica. G7, smontaggio 10 mm. Innesco. Mamma mia, c'è un... Riprendere... Bacio, bomba del gas. Coltello lancia, c'è di tutto qui. Va bene, piano piano ci arriveremo. Per ora facciamo una cosa con molta calma. Salve, che cosa può fare Easy Pete per voi? Quello Sai qualcosa della gente che mi ha attaccato? col vestito bizzarro sembra comandare, è tutto qui. Un consiglio, comunque se dovessi prenderlo, stai attento. Quell'uomo ha degli occhi freddi come un Va fuoco. bene. Perché ti chiamano AC Pit? Ero un prospettore fino a che non ho deciso di stabilirmi qui per allontanarmi dall'RNC. Va bene. Eri un prospettore, cioè cercavi oro e argento? No. Significa che ho frugato nei vecchi edifici in cerca di tecnologia funzionante, cose del genere. Va bene. Per come la vedo io, recuperare significa che è rotto, quasi inutile. Io cercavo Va robot. bene. Hai trovato qualcosa di buono durante le tue ricerche? No, una volta avevo una concessione mineraria piuttosto buona, fuori a est, al fiume, ma è stata presa dai predatori. Alla Va fine... bene. Che problemi ha l'RNC? Non fraintendermi, l'RNC... Molta gente valida, è solo che di Va fatto bene. città come Good Springs e Prim non saranno indipendenti a lungo. Non se hai qualcosa che vuole l'RNC. Inoltre l'RNC... Parlami della legione. Sono schiavista. Facciamo un po' di Guardati da un conversazione. tizio di nome Caesar o Kaiser. Non sono sicuro di come si debba... Un paio di anni fa hanno provato a prendere il controllo di Overdam, ma l'RNC li ha sconfitti. L'RNC... Non ha o non ha potuto finire il lavoro. La legione ha ripreso la sua forza e si sta preparando per un altro round alla Diga. I miei soldi sono ancora sulla vittoria dell'RNC, ma non si sa mai. Abbiamo sentito storie di legionari al fiume dalla parte del Nevada, per cui tieni la pistola a portata di mano. Va bene.
Porca miseria, effettuare un gameplay senza che nessuno mi rompa i coglioni è un'impresa, ma comunque. Cosa c'è di tanto importante riguardo La diga dà molta corrente a New Vegas e poi c'è da contare anche tutta quell'acqua pulita del lago Mead. Chiunque sia in possesso della... Va bene. A cosa ti servono i bighorn? Carne e pelle principalmente. Non possiamo metterci un pacco, si sdraiano fino a che... Se ne possono trovare di selvaggi molto in alto sulle colline, ma bisogna stare attenti. Possono iniziare una bella battaglia. Va bene. Sai qualcosa di Victor? Questa macchina? Innocua. Non importa che cosa dice Trudy. Lei pensa che stia nascondendo qualcosa, ma credo sia solamente un... Arrivederci. Va bene. E i dialoghi li devo leggere. Io no, cioè, dobbiamo fare un gameplay con... Cheyenne resta. Non ti preoccupare, non morde, a meno che non glielo dica io. Ma che minchia è oggi? Cioè, le persone... Non appena metto le cuffie cominciano a uscire macchine, motori, rompono i coglioni, cioè, buh. Ok, il dottor Mitchell ha detto che sì, potevi credo insegnarmi. Che ci sia qualcosa che potrei mostrarti. A quanto pare hai bisogno di molto aiuto dopo quello che ti hanno fatto. Vediamoci fuori, dietro al saloon. Va bene. È una cosa che odio, soprattutto quando rompono le scatole. Non ci posso fare nulla. Cioè, io capisco che voi volete fare gli sbruffoni, macchine, motori, quello che volete, però non rompete i coglioni. Ora vedi quelle bottiglie di sarsapariglia su quel recinto là? Prendi questo e prova a colpirne un paio. Va bene. Quella è l'idea giusta. Guarda nel... Prova ad accovacciarti e stare fermo. Ti aiuterà a mirare. Beh, un inizio. Ma non credo che tu sia venuto da me per imparare a combattere contro le bottiglie di sarsapariglia. Ti dirò, devo tenere i gechi lontani dal nostro rifornimento idrico. Quelle maledette creature... Va bene. Vabbè, ce la facciamo sto tutorial. Ma sì. Seguimi, è appena giù a sud-est. Sai che è una stressa di cazzo. No, giuro che se rompono ancora i coglioni... Mi impazzisco veramente. Allora, vediamo qui cosa fa. Perché mi ha dato sto fucile di merda che fa proprio schifo? Com'è il... Ok, vi. No, no, non mi interessa sapere nulla. Andiamo a farci il suo tutorial. Almeno il tutorial lo facciamo in questo episodio e poi cominciamo a fare missioni. Facciamo le cose con calma, senza fretta. Tanto... Il gioco... Io non lo ricordo tutto. Soprattutto i DLC non li ho mai fatti. Quindi... Preferisco giocarmelo con calma. E lo ripeto, se non vi piace la serie con episodi lunghi, non guardatela. Ci sono altre serie molto brevi. Poi però non vi lamentate se non vi spiegano una minchia. Io i tempi morti li taglierò, quello sì. Ma non mi va di fare, per esempio, ok, stiamo facendo il tutorial, le taglio, spunto direttamente qui. Come ci sei arrivato? Ok. Senti sul crinale là dietro di me. Abbiamo dei... Un branco di mostriciattoli, ecco che cosa sono. A quanto pare essere velocizzo il dialogo. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci un altro po'. Se ci muoviamo con... Va bene, in furtivo. Sti cazzi. Ok, sei pronto. Vai e fai passare loro un brutto quarto d'ora. Ma no. Preferisco fare... Sono abituato, ragazzi, con Oblivion. E quindi ho paura a saltare perché credo che ci sia anche l'abilità acrobazia qui. Sì, ma dove sono sti cosi? Eccoli là, sono dietro quella collinetta. Comunque credo che i 100 episodi li supereremo tranquillamente. Ti ho preso. Oh. È da tanto che non lo uso. È una mia impressione o mi sa che il gioco è un po' più veloce? Prendi questo e anche l'uovo. Prendiamo tutto, è da tanto... Mi voglio lasciare andare. Carne di geco vale 8, prendi. Cos'è, già finito? Era... Basta. Vedi, stai iniziando...
Lo so. Ci sono altri due pozzi che devono ancora essere vuotati. Se vuoi... Va bene. Vieni con... Facciamoci sto tutorial. Episodio tutorial, ragazzi, così, bene o male, facciamo tutto. Però è una mia impressione che questo gioco, a differenza di Fallout 3, è un po' più veloce. Non lo so, la mia impressione, però mi sa che sia un po' più dinamico. La grafica pulita, vabbè, non... Andiamo! Vabbè, vabbè. Se me ne hai messi tu, ciao mare. Prendo tutto. Dov'è quella donna? Donna, dove sei? Eccola lì. Fatemi andare via. Va bene, Fatemi andare via. Che arma di... del... Cioè, è morta quella, soltanto perché... Vabbè. Vaffanculo. Ah, le campane dell'inferno. Non passa un giorno che io non dica alla gente... Per alcune persone la tua parola non... Beh, fa parte della vita qua fuori. È meglio accettare. Ma hai fatto quello che avevi promesso, stando qui con me. Un'altra cosa che volevo mostrarti. Va bene. Pensavo di poterti insegnare come vivere con la terra e costruire cose utili. Ma sì, facciamoci sto tutorial. Avremo bisogno di un paio di ingredienti per iniziare. Gonna vuole un po' di Xander Root e un Brock Flower. Fammi pensare adesso. So di avere visto dei Brock Flower crescere al cimitero. E mi pare di ricordare che c'è della Xander Root a scuola. Va bene. Portameli e li... Prima però mi raccatto tutto. Qui missione. Mannaia. Veramente uno schifo, mi rompono anche i coglioni questi del cellulare. Cioè, ho fatto il passaggio pochi giorni fa e già mi chiama un altro operatore e mi dicono: ma perché non passi a un... No, basta. Basta. Basta, non rompete le palle. Allora, voglio fare anche una cosetta però. L'audio lo voglio sistemare un pochettino. Il passo così, la voce va bene così, dai. Musica e radio le tolgo, perché altrimenti problemi di copyright. Cioè, io adesso sono costretto a montare il video, a fare sti cazzo di tagli di merda per colpa dei figli di puttana che non fanno un cazzo. Cioè, non solo uno vuole giocare nella pace di Dio per quel poco tempo che ho quando sono libero, ma pure ti rompono la minchia perché non hanno che fare. Armonica, letti, nah. Allora, qual è il più vicino? Fortunatamente ancora ricordo qualcosa. Andiamo. Prima di andare a scuola voglio andare invece dall'altra parte. Certo, st'arma fa completamente schifo, infatti non vedo l'ora di venderla. Ma le cose le venderò off screen a fine video, quindi... Che cazzo è uno scorpione? E devo abitarmi di nuovo. Però sono abituato a raccattare tutto, quindi raccattiamo tutto. Guardate qui, c'è tanto da esplorare. Cioè, io immagino quegli youtuber che per fare quelle visualizzazioni pubblicano il gioco a cazzo di cane. Se non... Se, capisco che ci vuoi guadagnare ed è bello guadagnare, però... Che rovini un titolo solo perché non sai giocare non è competenza mia. Allora, devo cambiare arma. Non mi piace. Vabbè, proviamo questa da nuovo.
Ma questa non la sapevo. E muorici. Allora, dobbiamo cercare, credo, questi. Quanti ce ne... Vabbè, quanti ce ne servono? Raccattiamoli tutti, quelli che ci sono qui, e basta. Allora, dati, missioni. Trovo un... Ah, uno e uno. Niente di più. Prendi tutto. Ho bisogno di un badile per la tomba. Va bene, poi la... Qui già c'è Earl. Va bene, andiamo a trovare l'ultimo coso che ci serve e finiamo il tutorial. Dopo il tutorial naturalmente ci saluteremo. Però io voglio capire, uno solo ne devo prendere di sto coso. Vabbè, ce n'è uno solo, andiamone a prendere. Adesso io devo anche controllare se nel video ci sono interruzioni e cose varie, perché mi dà parecchio fastidio. Io sono una persona molto molto tranquilla ed è un pregio. Però quando vedo che le cose sbagliate, io proprio perdo la testa. Ed è una cosa assurda. Nah, queste cose non mi servono, valgono nulla. Andiamo a scuola. Ah, vabbè, una piccola scuola, quindi. Il tutorial è giusto farlo. Soprattutto per uno come me che è da tantissimo che non gioca. Ah, ah. E questi sono piccoli. Allora. Ho giocato a Fallout 3 e mi sono divertito tantissimo. Ah, eccoli qui. Entriamo a scuola, vediamo cosa c'è. Eccolo lì. No, non mi serve la luce del P-Boy, proseguiamo così. Salviamo, vediamo se è alla vecchia maniera. Ok, ah, richiede 25 a scasso, cosa da fare subito. Non appena livelliamo, va bene. Il posacenere dove che lo vendo? Non mi serve. Le altre cose le tengo. Ho necessità di... Vediamo, c'è qualcosa qui. Niente di particolare. Forcine. Così che mi piace giocare, senza avere fretta. Oppure devo fare il video da 10 minuti, così lo pubblico subito. Con la prodigiosa. Lo pubblico subito. Ci sgubo quei 4 spiccioli e mi inculo quella fetta di utenti che non capiscono un cazzo di giochi. Anche se chi è che porta un gioco del genere un minimo di conoscenza videoludica deve averla. Ok, abbiamo... Ancora mi impappino con i comandi, però non mi preoccupo. Fonte di Good Springs. Andiamo direttamente qui, terminiamo il tutorial e ci salutiamo. Cosa bisogna farle bene, ragazzi. E con calma. E fumo questo, sì. Fammi vedere che cos'hai. Sì, questo andrà bene, proprio bene. Va bene, adesso faremo... Okay. Prosegui oltre quel fuoco da camp... C'è questo? Polvere curativa, e si fa con Brock Flower e Xander Root. Ah, ok, accetta. Ehi, niente male.
Vedi? Tutto ciò che serve per fare una ricetta sono gli ingredienti. Cuciniamo. E le conoscenze giuste. A volte non sarà un fuoco da accampamento ciò di cui hai bisogno. Potresti dover fare del lavoro sulle tue... La cosa importante da capire è che è tutta la stessa idea. Devi solo trovare il posto giusto per mettere su un negozio. Banco di lavoro... Beh, spero sia... Sto tornando indietro adesso. Spero di non essermi dimenticata niente di buono nel jukebox. Va Ehi, bene. Fammi un favore. Trudy è la barista su dal procuratore, una specie di madre della città. Mi terrebbe il muso se non ti chiedessi di fare capolino e salutare. Va bene, va bene. Allora abbiamo completato sto tutorial. Ma credo proprio di sì. Non credo ci sia altro da fare, almeno per il momento. Bene, bene, allora andiamo qui. Io ci parlo, vediamo se mi completa la quest. Basta. Con le buone... No, 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 no. Allora, ricarichiamo da prima. Questa parte la ricordo perché da qui parte un'altra missione. Allora ragazzi, abbiamo affrontato il tutorial del gioco. Ce la siamo cavata bene. Io adesso dovrò fare sti cazzo di tagli di merda per colpa dei testa di cazzo che devono rompere i coglioni. Ma a parte quello, l'episodio è andato abbastanza bene. Cioè, con le pistole ce la caviamo. E devo dire che il gioco è molto, molto, molto più veloce rispetto a Fallout 3. Mi trovo molto, molto bene con questo titolo. Quindi, termino quell'episodio e nel prossimo video venderò... Le cassette come questa possono essere utilizzate per spedire oggetti ad altre cassette. Ok. Va bene. Comunque stavo dicendo, venderò le cose off screen, come avevo detto a inizio video, così almeno vi risparmio questo 5 minuti di vendita. E che dirvi, continuate a seguire la serie, lasciateli mi piace, ragazzi, sono importante, almeno la serie aumenta di visibilità ed è una cosa importante. Cioè, stiamo parlando di un titolo che è un capolavoro. Molti criticano i giochi Bethesda perché non sono facili, hanno i bug e cose varie. Poi però... Allora, vi faccio capire meglio. Se io giocassi in modalità duro qui sarebbe peggio di Dark Souls. Però Dark Souls è fatto dai Miyazaki e quindi naturalmente deve piacere per forza. Questo invece, giocare la modalità dura un dito in culo e nessuno lo gioca perché non lo sanno giocare. Io non lo gioco perché devo fare un gameplay completo, magari da solo va bene. Però sto portando Oblivion alla massima difficoltà e devo dire che è peggio di Dark Souls 3, 2, 1 messi insieme, perché naturalmente vi sciottano chiunque. Ma comunque ragazzi, bando alle ciance, noi ci vediamo col prossimo video, like e condividete i video. Alla prossima ragazzi, ciao a tutti.